scoperte del mese di dicembre vi voglio proporre tre ricettine. Questo è un video collaborazione con il Cindy Girls, il link è qua sotto. Queste tre ricettine sono semplici, veloci, sfiziose. Sapete quando avete gli ospiti che vi devono arrivare all'improvviso e non sapete cosa offrire? Ci penso io. Seguite il video e guardate che belle queste ricette e soprattutto che veloci. La prima ricetta che andiamo a fare sono delle briochine da prima colazione, ma anche da merenda, ma anche da mangiare un po' così, le potete mangiare come volete. Cosa ci serve? Due rotoli di pasta sfoglia rotonda, del burro fuso, del latte, della marmellata. La mia è di susine, l'abbiamo fatta noi, anzi noi perché l'ho fatta con mio marito, e anche del zucchero a velo. Andiamo a vedere la preparazione. Per prima cosa andiamo a spennellare la pasta sfoglia, cioè ne ho aperte naturalmente tutte e due, quindi nella prima vado a spennellare il burro fuso per bene in tutta la superficie. Dopodiché prendiamo l'altra pasta sfoglia e la andiamo a mettere sopra cercando di metterla uguale. Dovete aiutarvi un po' con le mani, dovete avere un po' di pazienza, ma vedete che tutto viene. Dopodiché dobbiamo fare 8 spicchi, quindi tagliamo una parte a metà. Se avete quella rotolina per la pizza ancora meglio, tagliamo ancora a metà. Tagliamo lo spicchio di qua e tagliamo lo spicchio di qua. Ok, quindi ora in ogni spicchio andiamo a mettere della marmellata, però prima, per girare meglio i cornetti, faccio due tagli così mi aiuto, due tagli piccolini così mi aiuto a girarli. Ok, ora andiamo a mettere la marmellata. Adesso dobbiamo mettere la marmellata in ogni spicchio. Dovete stare attenti che quando la rotolate, la mia è un po' liquida, che non esca da tutte le parti. Al massimo stendetela un pochino. Vi regolate voi, ragazzi. Adesso dai due... Aspetta che lo taglio qua, che non l'ho tagliato. Dai due fessurine che abbiamo messo, cerchiamo di arrotolarlo in questo modo. Io lo sovrappongo e vado a rotolare il tutto quanto fino ad arrivare nella punta, così. Poi per chiuderlo possiamo usare anche il burro fuso, un pochino di burro fuso, e gli diamo la classica forma degli cornetti in questo modo qua. Ora li spennelliamo. Io uso un po' di latte, di solito va messo il tuorlo d'uovo, ma a me non piace il tuorlo d'uovo perché lascia quella patina che sembra bruciacchiata, non mi piace. Lo spennello con il latte. In forno a 180 gradi per 15 minuti, forno ventilato. Se invece avete il forno statico, 190 sempre 15 minuti, ma mi raccomando la cottura controllate perché non tutti i forni sono uguali. Prossima ricetta, facciamo i popcorn al cioccolato. Cosa ci serve? I popcorn, il latte,
cioccolato fondente, olio. Mettiamo un cucchiaio d'olio. Tre chicchi di popcorn. Mettiamo a sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Prossima ricetta. Prossima ricetta faremo dei biscotti alla cannella. Pasta sfoglia quadrata, un rotolo. Mi serve della cannella, del latte e anche, che ce l'ho qui, del zucchero di canna. Andiamo a vedere come si fanno. Allora, dopo aver aperto la pasta sfoglia, la passiamo con il latte. La spennelliamo tutta con il latte, lo potete fare sia con il burro sia con l'acqua, come meglio vi piace, come meglio credete. Zucchero di canna lo andiamo a spargere sopra in questo modo. Fatelo appiccicare bene. Ora mettiamo la cannella. Anche questa spalmatela bene. Ora dobbiamo arrotolare la pasta sfoglia stretta stretta sia da un lato che dall'altro. E anche da questo lato qua. Finiamo col latte. La possiamo andare a mettere nel freezer per una decina di minuti. La rotoliamo sulla carta nel freezer per 10 minuti, così si taglia molto bene. E siamo pronti a tagliare. Tagliamo circa un centimetro. Mettiamoli in una teglia e anche questi biscottini, che verranno a forma di ventaglietto, sono pronti da infornare. Quindi la stessa cosa, forno ventilato a 180 gradi per 15-20 minuti, controllate la cottura, quello statico invece a 190, sempre 15-20 minuti, dovete controllare bene bene la cottura. Bye.